Buonasera! Oggi non saremo sul server in veste da maresciallo, ma saremo sul server in veste della nemesi del maresciallo, Gianni Unabuletan. Ovviamente, manco a dirlo, amici napoletani, è tutta ironia. Ci sarà un complice? Certo che ci sarà. Il signor Gianco sarà il mio complice. Eccoci qua, ragazzi. È proprio lui, Gianni! Come potete vedere, doppio Rolex, ovviamente falso. E dietro abbiamo un 10. Vedete, perché Fieric 10? Lo scoprirete quando arriverà anche Gianco. Eccomi, Gianco. Oh, finalmente! Allora. Vieni subito alla pescheria. Aspetta, vieni di qua. Ok, mettiti fianco a me. Guarda dietro. Facciamo altri orologi. Passami 5 di redstone. Perfetto. Li rinominiamo anche, tipo in Rolex. Io ho il Rolex e i Casio. Gli Swatch faccio. Quanti ne hai fatti tu? Ho 3 Rolex e 2 Casio. Un A-Watch. Andiamo in piazza. Andiamo in piazza prima, va bene. Piano, non andiamo lì in mezzo ad urlare e vendiamo orologi. Cioè, dobbiamo fare abbastanza in losco. Dobbiamo essere invasivi, ma neanche troppo dar nell'occhio. Sì. Wow, buonasera. Siamo nuovi nel villaggio qua. Belle magliette. Grazie, grazie. Questo. Sì, che bello orologio. Lei è un'intenditrice. È interessata a questi bellissimi orologi? Vedo che le manca un poco di cristalleria sul polso. Che pensa? Vede? A quanto li vende? Sergio, fagli vedere il listino prezzi, va. Allora, originali? Originale, certo che originale. 3 diamanti, Casio, 1 diamante. Squatch. Sono le migliori marche, signorina. Faccele anche il signor Franz. Buonasera. Lei per caso è un pubblico ufficiale? Sì. Niente, stavamo passando su questa piazza. Per caso stavo chiedendo, ma c'è il sindaco? Ma vedi dove sono? Ovviamente di Bolzano. Ah, questi orologi li posso vedere? Orologi? Io tengo solo le patate. E patate, dice. Eccola. Ma voi lo parlavano di orologi? No, sono patate. No, perché sono simili, sono gialli, ma... Ma mi sembravano degli orologi. State vendendo qua? Fate regolarmente scontrino, fatture e tutto? Ma noi stiamo regalando. Ma che scontrino? Stiamo regalando patate. Ma che quando sono arrivato qua si parlava di vendere orologi. Qua ora mi dite che voi non fate... chiedevamo se ci fosse qualcuno a vendere orologi, perché noi siamo appassionati di orologi. Scusi. Scusi, lei vende orologi, signore? Mi scusi, sono uno straccione. Buon giro, ragazzi. Buona giornata. Buona giornata, capo. Dicevamo. Ma allora ce li ha l'orologio? Certo, ce li ha gli orologi. Io non ho abbastanza soldi per acquistare. Potrei comprare. Come si chiamava quello meno costoso? Il Casio. Il Casio. Sono un diamante. Il Casio, vabbè. È interessato, signor Franzo. Posso offrire 2 diamanti per uno squatch? Se non offendo la vostra integrità. Allora, di base, noi non facciamo sconti, ovviamente. Però, per un signore come lei, direi che ci potrebbe stare bene. Possiamo andare in un luogo un po' più appartato, per favore? Giusto perché, non so, in giro ci stanno certi furfanti. Ma è casa sua questa, signor? Bella sta casa, vede che ne tiene soldi. Quindi parlavamo di 2 diamanti, va bene. 2 diamanti per lo squash. Voilà. Ehi, vale. C'è giù anche un po' di rame. Boh, questo vendiamo rumeni. Grazie, signor, buona giornata. Grazie, signor. Buona giornata. Vai, che abbiamo venduto, cazzo. No, boh. Sta buono, che ci stanno le guardie. Shh. Salve. Buonasera. Buonasera. Cosa stai facendo qua in giro? Passeggiavamo. Posso chiedere i documenti? Ma sento, i documenti li ho dimenticati nella casa d'affitto dove siamo. Ah, capito. Sì. Bisognerebbe portarli in centrale entro domani. Ma come vi chiamate? No. Io sono Gianni, piacere. Quindi Gianni da Bolzano, eh? Certo. Io sono Sergio da Bolzano. Se, quindi se lei è di Bolzano, sprechen Sie Deutsch, na ja? Ich wohne in Trient. No, sento un uomo, ma... che non so che cosa sta dicendo. Mia mamma non mi ha insegnato queste cose. Wow, ma noi siamo di Bolzano Sud. Ho dimenticato di specificare. Allora, l'unica cosa è che prima abbiamo parlato con una signorina che affermava che stava venendo qua da voi due per comprare un orologio. Ora, oggi capite, Marescia, noi compriamo orologi. Cercavamo persone da cui comprare orologi, no? Da vendere. Vede qua. Detto da comprare. Si può essere da sbagliare. Certo, beh, di questo gentili come solo noi sappiamo fare. Vediamo se sta in casa. Guarda, mi è suonato un telefono. Quello lo dobbiamo vendere la settimana prossima. Mi scusi, signorina? Signorina, in casa per caso? Vabbè, dalle nostre parti si entra comunque in casa. Mi pare sia in casa, signorina. Secondo me c'è delle cose signorina. Nelle casse che gli danno fastidio. Libri, decorazioni. Guarda, insomma, che c'è? La pasticceria c'è sta. Wow, ci facciamo un altro Rolex con questi. Ehi, ma che c'è qua? Salve, c'è qua? Signora! Che stai facendo in casa mia? Voleva l'orologio qua, signorina.
arriva. Sì. Ah, ecco qua, il coso che ha chiesto. Per un solo diamante. Guardi com'è bello splendente qua. Ma le batterie sono comprese? Certo, signori. Almeno due settimane. Ma se non dovesse funzionare... c'è garanzia, ovviamente. Guayu, grazie signori, grazie mille. Qua ci faccia buona pubblicità, mi raccomando. E lei si vede che c'ha buon cuore, signori. E anche buon occhio, anche buon occhio. Buona giornata, sì, dobbiamo andare, Sergio, di qua. Vediamo se c'è qualche altro acquirente. Filtro. Un filtro di voice mod attivo. Sì, c'hai un filtro di voice mod attivo. Ma non lo sapevi? No, certo, non lo sapevo. Adesso com'è, normale. Ma nessuno me l'ha detto, ma non lo sapevo, io mica mi sento. Ma io non... Chat, come mi sentite adesso? Wow, warm! Questa va bene? Sì, perfetta, perfetta, wow, benissimo! Wow, è perfetta questa! Oh, bene, bene. Facciamo così, tu prendi l'orologio, io rubo a casa sua, bene? Salve! Ica! Ui, capo, come sta? Tutto a posto? L'avete in forma qui? Bella casa questa, secondo me tiene qualche soldo, eh? Ma si faccia i cazzi suoi! Non c'è niente, fallo uscire che poi qua rubo io. Che bello la maglia numero 4. Chi è il numero 4 del Napoli, scusi? Numero 4, numero di... Reno Gattuso. Ma Gattuso non ha mai giocato nel Napoli, ma mi scusi. Ma io guardi, no, i guanti. Quei guanti non stanno bene gli orologi. Il destino prezzo. Ma qualcuno sta spiando dentro le mie chest. Mi scusi, l'ho vista. Esca subito da casa mia. Scappa, Sergio, scappa, scappa. L'ho preso, oddio. Era povero come la merda. E chiudi, chiudi che prendi la roba. C'è sta maresciallo, aspetta che c'è sta maresciallo. Buono che... Aprite la porta per favore. Apriamo la porta. Buonasera. Vi abbiamo visto, sappiamo che siete qua. Non costringeteci a forzare. Al mio 3 spacca la porta, Leo. Entra veloce, entra. 1. Chiudi. 2. 3. Vai Leo, spacca. I controlli in tutte le stanze. Attenzione. Ma io vedo le vostre. Cos'è stato? Non vi vedo. Era un jumpscare, Gianco. Ma che cazzo? Dio, perfetto. Manco farlo apposta. Andiamo da Tia di nuovo. Che forse è lì con loro. Rubiamo di nuovo. Dai, vieni. Shhh, cosa ci abbiamo? Oddio, guarda, che c'è? Mi sembra libero, non c'è nessuno. Vuoi sapere una cosa? Sta casa fa veramente cacare. Mamma mia, che schifo. Oh, stanno venendo qua, ci hanno visti. Scappa. Casa di Giacomo, vai. Sono lì, eccoli, li vedo. Guardaci, hanno lì, c'è il signor Franz. Ah, ma signor Franz è con noi. Hanno comprato. Ma cos'è? È bellissimo. Oddio, questa è casa nostra. Abbiamo conquistato la casa. Oddio, non c'è stata l'Elenita. Andiamo a vendere gli orologi. Uè, fratello. Buonasera. Buonasera. Salve. Ti faccio vedere subito il braccio. Guarda. Ma guarda. Ma che fai, oh? Non è niente, questo, secondo me, lei... Ma la mia spada. Oh, dammi la mia spada. Ladro. Ma che spada, scusi. Quella che mi hai rubato. A pezzi merda. A pezzi... Aia. Sta buono. Ascolti, signor, io tengo, ho trovato una spada così, non so se è la sua, però, ma se mai volesse, per caso, vorrebbe comprare un orologio. Allora, io tengo l'iWatch e lo Squatch. Io voglio lo Squatch. Facciamo 4. Se ne ho 4 diamanti e uno Squatch, e forse possiamo trovare la spada che smarrita. Così tu, Gianni. Allora, ci abbiamo lo Squatch e... Oddio! Oddio! Guarda, che è successo? L'avevo proprio persa qui! Aspetta, pure uno standard speciale! Ma metti! Cos'ha per lei? Sento un... Wanama! E questi qua le guardie, ma via! Fermi subito! Fermi, non muovetevi! Fermatevi, o sparo! No! Non c'è fatto niente, signore! Quanto fanno schifo questi poliziotti. Ma Gianco è stato preso? Mi sta portando in centrale. Tranquillo, ti faccio evadere io. Sì, il frame rate comunque ha scampia. Qua è... No, ma che c'è? Ma non ho fatto niente. Sono un onesto cittadino. Ma non è vero. Disonesti. Va
fatevi una vita. Panem. Dove sono i poliziotti? Sono tutti davanti alla mia cella. Ma che stanno facendo? Devo trovare un diversivo. Tranquillo, Gianco, vengo a salvarti. Ok, provo un diversivo. Cazzo, c'ho la scritta sopra la testa. Va a fuoco la piazza! Va a fuoco la piazza! Lei rimanga qua! Lei rimanga qua! Stanno venendo in piazza, stanno venendo tutti in piazza. Ok. Dov'è che va a fuoco? Non va a fuoco niente. Come non va a fuoco niente? Poldo, non è che era una trappola? Cazzo, il tizio in prigione. Cazzo, il tizio in prigione! Liberami. Andiamo, andiamo. Attenzione, eccoli. Fermi subito. Fermatevi. Oh cazzo, sono dietro, sono dietro. Vieni, vieni. Fermatevi. Spara, Leo, spara. Vieni. Cazzo. Scappa. Presto, presto. Via, 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 via. Via, via, via. Mamma mia, che cazzo di escape. Gianni, usace, bro. Later. Stiamo costruendo una trappola. Non vi preoccupate, a breve saranno nostri. Noi faremo questa cesta in piazza con dei diamanti dentro. E loro saranno per forza attirati. È nella loro natura rubarli. Una volta che l'apriranno, cadranno in una trappola. E noi li acciufferemo. Perfetto. Sì. Allora attenderò il momento in disparte. Sì. Vi faremo sapere. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Dobbiamo andare a mettere un po' di poster in giro. Mettiamolo a casa di Franz. Ok, ok. Vieni, vieni. Aspetta che gli mettiamo un poster bello qua. Bel poster qui. Eccolo. Ma è bellissimo. Ma c'è qualcos'altro? Ma fammi vedere se c'ha qualche diamante questo figliuolo. Ah no, qua c'è l'uscita sul retro. E questo è interessante, potrebbe servirci, eh. Oh, madonna, sto telefono. No, tu guardi i diamanti, io faccio il palo da sopra. Ah, questo viene dei compassi. Compassi, cazzo, è un geometra. Qua c'è. Abbiamo sbancato. Abbiamo 4 diamanti. Ne ha 40 più 9 blocchi. Comunque mi è venuta un'idea. Tu prendi. Se mai ci inseguissero, noi possiamo lanciargli tipo dei diamanti per distrarli. Tipo loro si fermano a prenderli. Siamo noi. Oh, sta arrivando Franzo. Sta arrivando Franzo. Entrando adesso. È entrato. Dov'è? È lì da te o è sopra? Cazzo, è sotto. Sto fuggendo. Sta arrivando. Vieni. Yeah. Sta arrivando. Via. Ci ha visto, ci sta guardando. Lo so. No, arriva la pula. A casa di Giacomo. Casa di Giacomo. Mettiamo un bello standardo qui, un bel disegno qua. Sì. Lui! Ah, ma è fantastico! Mi fa sentire a casa. Okay. In casa da qui. Ma dice proprio rompere il vetro e entrare? Sì, come fanno i ladri, se no? Beh, effettivamente. Guarda qua. Buona. Guarda quanto si mangia. Oh. Mettici il posto. Che è successo? Andiamo a vedere cosa c'è qua. Qua lui c'ha un sacco di roba. Cos'è? È la Madonna. Prendo le TNT per spaventarli. Oh, i cappelli. Aspetta che ne prendo uno. Oh, sei tanto. Sono qui, manigoldi. Scappa. Scappa. Purtroppo non c'avevo l'accendino per usare i TNT. Ma c'è un albero! Oh no! Io quell'albero lo conosco! Ho visto un albero che si muoveva davanti a casa. Aspetta, tengo una corazza. Prendi questo. Non c'è una corazza qua. C'è un piccolo in diamante, l'ho trovato. Prendi tipo dei blocchi che ci possono servire per seminarli. Vieni. Oddio! Scappa! Scappa! Mani in alto! No, l'ho preso, maledetto! No! Lei viene in centrale con me! Stia fermo! Ha preso! C'ho una spada! Ha droppato la spada, sto cornuto! Picchialo! Vai, non lascia scappare! Sono un poliziotto! Vai, mena! Menalo! Sto pezzo di merda, sto pezzo di cornuto! Aiuto! Ciao, attenti che c'è un cavallo, sta per arrivare, Leo! Aiuto! Aiuto! Gianni! Aiutatelo! Calmi!
Gianni! Mi sono sponizzato! Non è come sembra! A terra, Gianni! Uno è giù, uno è giù, uno è giù! No, ucciso, ragazzi! Ma... Guarda, c'è una chest lì! Se l'ha ripreso! No! È veramente il signor Maradona. L'orgoglio del Boca Juniors, 353 gol. Io sono il numero 10, ma non il numero 4. Mettiti di là e ecco, vedi? Oh, che meraviglia, veramente. Però certo. Signor Maradona, che onore, che tal, come sta? Visto? La mano di Dios, 353 gol in conversazione ufficiale. Sai, incredibile, signor Maradona. Oh, che emozione. Scusi, signor fan, ma lei per caso compra un orologio? Se lei, visto che è così fan, facciamo metà prezzo, Gianni, facciamo 5 diamanti, sì, più Rolex. Un Rolex, 5 diamanti. 5 diamanti? Sì. Ci sono alcuni Rolex che magari sono un pochino più a buon prezzo, non lo so. Vabbè, che è successo? Che succede? Oh, è tutto a posto. Vuole un Rolex, quindi? Sì, assolutamente. Ha detto 5 diamanti, no? Sì, 5 diamanti. 3, 4, e questo è 5. Molto bene. Tieni un Rolex, ovviamente tutto originale. Oh, incredibile, fantastico. Sì. Signor Maradona, già mi ha fatto un grande onore, però se non è troppo, può farmi un autografo, signor Maradona? Oh, certo. Incredibile, signor Maradona. Arrivo, sto aspettando, è l'autografo. Tenga, fratem. Incredibile, questo lo metterò in un quadrito sopra il mio letto. Bene, così. Ha un valore inestimabile, grazie, signor Maradona. Sono molto contento. Buona giornata, voglio buona serata. Ha detto di cittadinanza disponibile in piazza. A me puzza sta faccenda. Dici. Mi puzza di trappola, però ha detto di cittadinanza. Mi fa gola, lo ammetto. Dov'è? Aspetta, c'è qualcosa qua davanti. Entrare per i moduli. Ma buono questo, reddito di cittadinanza. Ma dove stanno i signori del comune? Signori del comune! Ci sta nessuno. Stanno nel comune. Ma prendi, vatti qui, va. Umano! Scappa, Gigio! Oh, merda! Uno può tirare! Bucchino! Ah, pezzo di merda! Uccidetemi! No, scusi, signor Donato! Scappa, Gianni! Ok, ce ne abbiamo tutte e due? Una è atterrato! No! Direi che abbiamo rubato abbastanza stasera. Abbiamo rubato abbastanza. La prossima volta direi di aprire una pizzeria. La prossima volta apriamo una pizzeria in piena piazza. Lasciamo proprio al centro, va bene.